In attesa della 34esima edizione di Oro Arezzo, in programma per il prossimo aprile, Arezzo Fiere e Congressi apre le porte ad altri due importanti eventi del settore. Last Minute, la fiera ora fa con vendita diretta in modalità cash and carry, rivolta a dettaglianti e grossisti, e Be Jewel, il salone del bijou e del gioiello fashion. Le due esposizioni andranno in scena contemporaneamente il prossimo 4 e 5 novembre. Il nostro programma di lavoro è quello di far sì che Oro Arezzo abbia una continuità, che ci siano tutto l'arco dell'anno delle possibilità per il nostro distretto di intraprendere opportunità di business. Queste due manifestazioni vanno incontro, pur nella loro diversità totale, si rivolgono allo stesso pubblico, che è quello del dettaglio italiano e straniero e al grossista. Credo che la fiera debba sempre di più avvicinarsi alle imprese, quindi fare tutto quello che alle imprese conviene, ed è per questo che la Camera di Commercio sostiene queste iniziative, perché sono, rispetto al calendario di una fiera normale, sono qualcosa in aggiunta. Uno sul last minute, che vuole avvicinare sempre di più il dettagliante al produttore, e grossista o dettagliante che sia. L'altra è rivolta al mondo della bigiotteria di qualità, un mondo che si lega in maniera inscindibile alla moda, quindi è una novità rispetto, dovuto anche al fatto che con un prezzo dell'oro che si riveli, evidentemente l'attenzione del consumatore si rivolge anche ai prodotti che abbiano costi più limitati. Un settore, quello orafo, ancora cardine del sistema economico aretino, ma che risente di difficoltà strutturali. Il vero problema è che noi abbiamo una componente finanziaria molto molto importante, per cui quando il credito, ovvero le banche, non fanno il proprio dovere, mettono assolutamente in crisi un tessuto industriale che di per sé sarebbe sano.